Ciao ragazzi e ciao ragazze, qui è la vostra Cristina e questo è il terzo episodio di Biologicamente. Di biologicamente, se vi ricordate, abbiamo parlato del neurone come l'unità, il mattoncino che compone il nostro cervello. Io avevo però anche detto che non esistono solo i neuroni nel nostro cervello, bensì altre cellule, ovvero le cellule gliali. Immaginiamo quindi il nostro neurone come il muro di The Wall, uno dei miei dischi preferiti dei Pink Floyd, e sapete bene che un muro, una costruzione, non può stare in piedi senza un supporto, senza ad esempio la calce, il cemento ed altri elementi che ne consentano una certa solidità e stabilità. Il ruolo delle cellule gliali è sostanzialmente quello di sostenere i neuroni, anche se, come vedremo, nuove ricerche dimostrano che il ruolo delle cellule gliali non è solamente questo. Prima di addentrarci nei dettagli delle cellule gliali, parliamo un po' di storia. Innanzitutto, glia significa colla, deriva dal greco. Se seguiamo una linea del tempo, ci dobbiamo collocare a metà del 1800 per iniziare a parlare di cellule della glia. Fu infatti nel 1839 che lo scienziato Theodor Schwann scoprì le cellule di Schwann, che come vedremo sono cellule tipiche dei nervi periferici e non sono neuroni. Se ci spostiamo nel 1856, Virchow scoprì le cellule della glia o nervenchietto, vuol dire colla dei nervi. Nel 1896 invece Gheorghe Marinescu scoprì che fra le cellule gliali si trovavano delle particolari cellule che erano in grado di fagocitare, quindi di mangiare altri neuroni. Interessante, vero? Siamo ai primi del Novecento quando Pio Daria Ortega classifica 4 tipi di cellule gliali che adesso andremo a vedere nel dettaglio insieme. Negli anni 60, verso la fine, Kuffler e colleghi dimostrarono che la glia era in grado di rispondere a segnali provenienti dai neuroni circostanti. Nel 1970 invece il celebre Pasco Rakic scoprì che i neuroni erano in grado di migrare sulle fibre della glia. Anche questo è interessante, ci fa pensare proprio alla glia come una sorta di autostrada. Allora, dopo questo accenno storico alle cellule della glia, iniziamo a presentarle. Vi ho detto che erano conosciute maggiormente per un ruolo di supporto, un ruolo di colla nel sistema nervoso, ma così non è. Si è infatti visto, grazie alle ricerche che sono state condotte negli anni, che la glia partecipa allo sviluppo del cervello, al corretto funzionamento del cervello e prende anche parte a determinati processi patologici, ad esempio come nella malattia di Alzheimer e anche nel morbo di Parkinson. Andiamo a vedere quali sono i tipi diversi di cellule gliali. Oggi parleremo di astrociti, cellule ependimali, le cellule della microglia e gli oligodendrociti o cellule di Schwann. Gli astrociti sono delle cellule che hanno una tipica forma a stella. Si raggruppano generalmente intorno ai neuroni, dove hanno un ruolo di sostegno e, oltre a sostenerli fisicamente, ne regolano la composizione chimica e partecipano anche alla cosiddetta sinapsi tripartita. Che cos'è la sinapsi tripartita? Parliamo di una sinapsi, ovvero un punto di collegamento tra un neurone presinaptico, un neurone postsinaptico e l'astrocita o una cellula gliale. Qual è il ruolo dell'astrocita in questa sinapsi tripartita? Beh, la cellula gliale è nota per rilasciare dei neuromodulatori che possono influenzare il comportamento di un determinato neurotrasmettitore e quindi variare il suo effetto a livello del neurone postsinaptico. Inoltre, gli astrociti, come vi ho già detto, non hanno un ruolo di puro sostegno, bensì si è visto che partecipano attivamente nel metabolismo e nel ciclo metabolico dell'acido gamma aminobutirrico o GABA e del glutammato.
Le cellule ependimali invece sono quelle addette alla produzione del liquido cerebrospinale. Si trovano particolarmente lungo le pareti dei ventricoli cerebrali e sono cellule ciliate che hanno appunto delle ciglia sulla loro superficie che facilitano il movimento e lo spostamento del liquido cerebrospinale. Le cellule della microglia invece svolgono un'azione di pronto soccorso, di primo soccorso dei neuroni. Esse infatti svolgono un ruolo fondamentale nella risposta immunitaria a patogeni che possono essere virus o batteri che riescono a passare la barriera ematoencefalica costituita dagli astrociti. Le cellule della microglia quindi riescono a fagocitare, quindi a mangiare questi batteri e questi virus, cercando di mantenere il cervello un luogo sano e sterile quale dovrebbe sempre essere. Non solo virus e batteri, ma le cellule della microglia sono anche in grado di rimuovere i detriti che si vengono naturalmente a formare nel cervello, ad esempio dei neuroni o altre cellule che purtroppo muoiono e devono essere rimosse. Una curiosità, le cellule della microglia hanno una forma molto particolare, hanno veramente delle sorte di microdita che pattugliano il cervello alla ricerca di batteri, microbi o di segni di infiammazione. Grazie appunto a questa loro detezione non esiste in italiano. Super efficace, riescono ad intervenire e a riportare l'ordine in maniera immediata. Ultimi, ma non per importanza, abbiamo gli oligodendrociti, che sono delle sorte di copertine che creano un rivestimento lipidico di una sostanza chiamata mielina intorno agli assoni dei neuroni. Ve l'avevo già accennato nel primo video di Biologicamente. La mielina è importante per la conduzione del messaggio. Se vi ricordate, nel neurone abbiamo la conduzione del messaggio saltatoria e questi salti sono permessi da alcuni punti dell'assone in cui manca questa mielina, detti nodi di Ranvier. Tuttavia gli oligodendrociti sono tipici del sistema nervoso centrale, ma se parliamo di sistema nervoso periferico dobbiamo chiamare le cellule equivalenti a questi oligodendrociti cellule di Schwann, che sono quelle appunto scoperte dallo scienziato Schwann. Mi stavo dimenticando un gruppo di cellule che sono le cellule della glia radiale, che sono presenti durante le prime fasi dello sviluppo e guidano quella che è la migrazione dei neuroni negli strati della corteccia cerebrale. Se vi ricordate, abbiamo parlato anche della corteccia cerebrale. Un piccolissimo appunto per chi non fosse tanto abituato a sentire parlare di neuroscienze: parliamo di sistema nervoso centrale quando ci riferiamo all'encefalo, ovvero al nostro cervello, e al midollo spinale. Invece parliamo di sistema nervoso periferico quando parliamo di nervi e gangli nervosi, che si situano ad esempio in tutto il nostro corpo, al di fuori di cervello e di midollo spinale. Come vi ho detto all'inizio, le cellule della glia sembrano essere coinvolte anche in numerose patologie del sistema nervoso. Questo lo vedremo più avanti nella nostra nuova serie Patologicamente. Per adesso io vi ringrazio per essere stati qui con me fino a questo punto. Vi invito come sempre a seguirci sui nostri social, Instagram, Facebook e ovviamente iscrivervi al nostro canale YouTube. Alla prossima!